Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati sul mio canale. Eccoci nuovamente in un nuovo episodio di Mass Effect 3 Legendary Edition. Abbiamo ripulito l'hangar e siamo dentro la base. Ottimo lavoro, vi serve supporto? Negativo, continuate a tenerli impegnati, troveremo ciò che ci occorre. Ok, allora siamo sempre nella base di Cerberus, nel nostro 52esimo episodio. Come dicevo, c'è stata una chiamata di Hackett, come avete visto. E riprendiamo a sparare. Abbiamo trovato, ragazzi, le torrette. Quindi siamo proprio nel nostro endgame. Come sapete, nello scorso episodio ci è stato detto che se avessimo avviato questa missione era un punto di non ritorno. Il crucibolo era finalmente pronto, il crucibolo. Proseguiamo. Cari, oggi si invena di fare massacri, vedi che sparo su c'è la pompa come se non ci fosse un domani. Sto venendo corto di granate che sto anche tirando male. Bypasserò il blocco. Se ti interessa, il terminale lì vicino è ancora funzionante. Prima annotazione. Ecco cosa abbiamo recuperato. Abbastanza furba da chiedere aiuto, ma non tanto da discutere di filosofia. Resterà sorpreso, dottore. Appena la combineremo con le componenti recuperate alla cittadella. Ho ancora dei dubbi a riguardo. Questa EV impazzita ha sterminato tutti i soldati sulla Luna. Combinarla con la tecnologia dei razziatori, la terremo incatenata. L'intelligenza difensiva avanzata sarà totalmente sotto controllo. Eri tu, Ida? Eri tu l'EV impazzita sulla Luna? Sì. Non siamo proprio partiti col piede giusto. Non è stato facile. Raggiungere la consapevolezza mentre mi trovavo sotto attacco è stato disorientante. Sono lieta che il mio rapporto con gli organici sia diventato più collaborativo. Sì, quindi lei era quella che ci ha dato la classe di prestigio nel primo Mass Effect, il soldato d'assalto, se vi ricordate. Io non vi avevo clippato, ma vi avevo parlato della possibilità di ottenere la classe di prestigio sulla Luna. Andiamo con la seconda annotazione. Le simulazioni indicano che l'intelligenza difensiva avanzata fornisce il massimo miglioramento sulle fregate. Le navi pesanti reagiscono troppo lentamente per beneficiare dei consigli di Ida. Ida? È il nome che i ragazzi del laboratorio hanno scelto per lei. Non è una lei. Ottimo, comunque. Seguirò i suoi consigli relativi all'installazione. Signore, lei, Lia, sa essere molto persuasiva. Se dovesse convincere un membro dell'equipaggio a disattivare i suoi blocchi, beh... È un programma di cyberguerriglia, dottore. Niente di più. Si sbagliava. Non era previdente. È improbabile che qualcuno privo dell'estremo attaccamento emotivo di Jeff verso la sua nave sarebbe stato disposto a liberarmi. Non saprei. Con quella voce. Terza annotazione. Che mi dice dei backup? Mi spiace, signore. Da quando Shepard ci ha traditi, i sistemi di sorveglianza della Normandy non rispondono. Rivoglio quella nave. Riprovi con i protocolli remoti di blocco. Dopo l'ultimo tentativo, Ida ha inondato i nostri server con 7 zettabyte di immagini oscene. Credo che lo consideri uno scherzo. Non è programmata per scherzare, dottore. Formi una squadra per un nuovo progetto. Nome in codice?
Eva. E niente più tradimenti. Ci hai aiutati. Non sapevo che Cerberus voleva disattivare la Normandy. Avevi problemi più urgenti. La situazione era sotto controllo. 7 zettabyte. La maggior parte apparteneva già. Era uno... Uno scherzo, lo so. E grazie. Ok. Un altro blocco di sicurezza. Posso bypassarlo. Squadra d'incursione, sei ancora con noi? Stiamo limitando il fuoco il più possibile. Ammiraglio, siamo in profondità. E l'IV Protean deve trovarsi nella parte più sicura della stazione. Non si risparmi. Questa non è accusa, Shepard. Questa volta voglio che tutti ne escano vivi. Me la caverò. Lei pensi a sconfiggere Cerberus? Per favore. Ricevuto, comandante. A tutte le navi, fuoco a volontà. Ok, qui troviamo altri crediti. Gli ultimi crediti che facciamo nella nostra avventura, eh. Allora, qui scendiamo. Vediamo qua. Se c'è qualcosa che possiamo recuperare. Ci sarebbe un kit medico. E qua troviamo la copertura del Mulcore. Deve essere un'altra corazza, signori. Assaggiate poi... questo, bastardi di Cerberus. Ok, Tali. Allora, qui cosa abbiamo? Vediamo se è qualcosa che abbiamo già visto. Allora, Kai-Lang. Come va? Sto bene, sono pronto all'azione. Questa volontà di fare è encomiabile, ma serve del tempo per abituarsi ai componenti cibernetici. Mi ricordi molto Shepard. Shepard ti ha tradito. Shepard voleva restare fedeli ai propri ideali. Si sbagliava, ma rispetto la sua decisione. Porta a termine la tua terapia e prepara un piano per la cittadella. Il consigliere Udina è malleabile. Sì, signore. Seconda registrazione. Avrei potuto affrontarlo, certo, ma la tua priorità era il Consiglio, non Shepard. A causa sua il Consiglio è ancora al potere. Shepard sta tenendo occupati i razziatori mentre le nostre ricerche avanzano, ma sono convinto che presto potrete avere una rivincita. Dirigiti verso Tessia, Shepard sarà presto là e voglio che tu sia pronto. Terza registrazione. Eccolo qui. Eccellente. L'IV Protean dovrebbe consentirci di determinare la natura del catalizzatore. Insieme a ciò che abbiamo scoperto a Sanctuary, abbiamo tutto ciò che ci serve. Non ci resta che sistemare le poche faccende rimaste in sospeso. Shepard, doveva morire su Tessia. Vuoi che lo finisca? No, non sono ancora pronto a considerare Shepard un totale fallimento. Per adesso... Sanctuary ci ha fornito una prova di come sia possibile controllare i razziatori. Questo l'ha reso un bersaglio. Miranda Lawson, recupera i dati da Sanctuary. Se Miranda ti ostacola, occupati di lei. Sarà un vero piacere. Abbiamo recuperato tutti i dati, avete visto, su Kai-Lang fino a questo momento. Ora muoviamoci, andiamo nel buco che abbiamo visto prima. Abbiamo fatto una parte extra qui, dove abbiamo recuperato anche la copertura della core, che dovrebbe essere un'armatura, poi vedrò cos'è. Kila, quello è il proto-razziatore della base dei collettori. Ciò che ne resta. Mi sorprende che Cerberus abbia recuperato tanto dalla base. Tutte le famiglie di civili trasformate in quel coso. E Cerberus lo tiene in bella mostra. L'uomo misterioso mi aveva convinto a lavorare con lui per salvare i coloni. Ma non gli importava davvero, eh? Non rimpiango di averti aiutato quando lavoravi con Cerberus, Shepard. Ma sono felice di fermarli. Anch'io. Cerberus sta utilizzando i pezzi sopravvissuti. Il nucleo centrale, analogo al cuore, è per lo più intatto.
Credo che Cerberus lo stia usando come fonte di energia. Quindi stanno ricreando il protorazziatore umano. Altre forze di Cerberus in arrivo. Bene, ho appena sostituito la Kitchen. Tanto. I laboratori centrali, continuiamo a procedere di qua. Kila, questa cosa è orribile. Perlomeno questa volta non sta cercando di ucciderci. Beh sì, mi ricordo era di solito era il boss finale di Mass Effect 2, il protorazziatore umano. Intanto ce lo guardiamo mentre saliamo. Saliamo di nuovo. Abbiamo altri crediti, ne abbiamo già fatti 15.000 o anche 20.000 da quando è tutto cominciato. Vai, proseguiamo di qua. Che struttura immensa aveva Cerberus, veramente. Ci siamo, occhi aperti. Guardate dove siamo. E dove comunicavamo con l'uomo misterioso. Dobbiamo trovare Livy Protean. Shepard. Mi hai rubato la sedia. Forse questa sedia è l'unica cosa che ti rimane. Cerberus è finito. Al contrario, abbiamo ottenuto tutto ciò che mi ero prefissato. Quasi tutto. Sì, abbiamo visto cosa hai combinato a Santori. Ma controllare un razziatore è una storia ben diversa. Un ostacolo significativo. Ma grazie a Livy Protean possiedo ciò che mi serve per superarlo. Il catalizzatore. Esatto. Che cos'è? Cos'è il catalizzatore? E come ti aiuterà a controllare i razziatori? Questo dovrai chiederlo a Livy. Io ho smesso di aiutarti. Perché? L'hai mai fatto? Non pensare che stia dalla parte del nemico solo perché uso le sue tattiche. Credimi, Shepard, il mio fine ultimo è sempre stato quello di elevare l'umanità, non solo oltre le altre specie della galassia, ma oltre gli stessi razziatori. Puoi ancora aiutarmi, usiamo l'opzione Paragon. Se ci tieni davvero al bene dell'umanità, consegna il catalizzatore. Con il crucibolo metteremo fine a tutto questo. Non è così semplice. Invece sì, lo è. Mentre noi ci azzuffiamo, i razziatori occupano la Terra. È ora di smetterla. Il tuo idealismo è ammirevole, Shepard. Ma abbiamo ambizioni troppo diverse. Io continuo a credere che distruggere i razziatori sia l'errore più grave che potremmo commettere. E tu non riuscirai mai a convincermi del contrario. Non cambierai mai. Cerberus è in macerie e tu ti ostini a fare a modo tuo. Sapevo che l'avresti detto. Tu non hai mai creduto in noi.
Cerberus è ben più di un'organizzazione o dei suoi membri. Cerberus è un ideale. Un ideale che non può dissolversi tanto facilmente. Per di più, io ho già ottenuto quello che stai cercando. Ida? Ci sono quasi. Ida, mi sorprende vederti così decisa a realizzare la distruzione dei razziatori. Non dargli ascolto. Avresti potuto distruggere il corpo di Eva, invece hai scelto di controllarlo. Era necessario. Ottima scelta. Va bene. Online, rilevata violazione della sicurezza. Goditi la chiacchierata, ma ti consiglio di non dilungarti troppo. Stai cercando di soccorrermi dalle forze indottrinate? Sì, devo scoprire cos'è il catalizzatore. Protocolli di sicurezza bypassati. Eseguo la richiesta. Il catalizzatore migliora le trasmissioni di energia oscura e coordina l'intera rete dei portali. Nel tuo ciclo è noto come cittadella. Il catalizzatore è la cittadella. La cittadella? Quindi mettendo insieme crucibolo e cittadella potremo fermare i razziatori. Esattamente. Ma la cittadella è stata costruita dai razziatori. Ereditammo i progetti del crucibolo dal ciclo precedente e questo passaggio di mano dura da innumerevoli cicli. A un certo punto, difficile da stabilire cronologicamente, i progetti vennero modificati per integrare l'uso del catalizzatore. Presumibilmente il crucibolo non era abbastanza efficace da sconfiggere i razziatori. Li sconfiggeremo con la loro stessa tecnologia. Precisamente. Come mai tanta segretezza? Perché non me l'hai detto prima? Se i razziatori fossero venuti a conoscenza del catalizzatore, avrebbero cercato di impadronirsene. Sono programmato per celare tale informazione fino al completamento del crucibolo. Possiamo considerarlo pronto. Portiamolo alla cittadella. Potrebbe non essere possibile. Perché no? Colui che ha violato i miei protocolli di sicurezza, il cosiddetto uomo misterioso, è fuggito sulla cittadella e ha informato i razziatori dei nostri propositi. Maledizione! Allora la cittadella è in pericolo. I razziatori la conquisteranno. L'hanno già fatto. La cittadella è stata trasferita nel territorio dei razziatori. Spostata? E dove? Nel sistema da voi denominato Sol. Terra. Corretto. Ora le forze dei razziatori si consolideranno intorno al catalizzatore, proteggendolo a ogni costo. Le probabilità di accendervi sono remote. Ce la faremo comunque. Non darci ancora per spacciati. Arrivati a questo punto completeremo l'opera. Porteremo il crucibolo sulla Terra. Confido nel vostro successo. Ida, contatta Hackett. Deve... Non così in fretta. Tu... ti aveva detto di non dilungarti. Ok ragazzi, boss fight contro Kai Lang, che chiama anche gli amici, come vedete non ci facciamo mancare nulla qua. Non ci sono alternative. Dai dai dai, colpitelo entrambe. Allora, sta usando dei droni, Kaiyang. Almeno io non scappo. O forse dobbiamo colpire i suoi alleati. Darsi.
appurato. Allora, cambiamo arma. È per Tain. Questo era per Tain, maledetto bastardo. La cittadella è in posizione. I razziatori si stanno preparando a completare il raccolto delle vostre specie. Li fermerò. È troppo tardi. Consiglio di... Li fermerò. Ok, dopo questi eventi, come vedete, la cittadella viene portata in posizione, quindi non potete più accedere alla galassia. Perfetto, terminiamo la missione su Cerberus facendo l'obiettivo Boia, mi sembra che dovrebbe essere anche il titolo del nostro episodio. Anderson, a malapena. Suppongo tu abbia sentito della cittadella proprio ora. Sappiamo cosa sta succedendo? Perché è qui? La cittadella è il catalizzatore. Grazie all'uomo misterioso i razziatori sono al corrente di ciò che sappiamo. L'hanno spostato qui per proteggerlo, allora? Per quanto ne so, sì. Cosa ne sarà del crucibolo? Ne parlerò con Hackett, ma pare che la nostra situazione sia peggiorata ancora di più. Concordo. Ho una squadra a Londra. I razziatori stavano preparando qualcosa qui. Ora sappiamo perché. Cercheremo di scoprire tutto il possibile. Ricevuto. Ok. Almeno ci rivedremo molto presto. Quello sicuro, Hackett. Hackett, scusi, Anderson. Chiudo. Perfetto, 55.000 crediti ragazzi, e la nostra forza di assalto ha superato gli 8.000. Non è il massimo che si può raggiungere, ma è anche dato dalle scelte che fate prima di questi eventi. Quindi siamo pronti per lanciare assalto alla Terra, quindi il nostro endgame totale ragazzi. Ci dirigiamo proprio verso... Quando vuoi sono pronta, comandante. Specialista Traynor. Sto bene, davvero. Sono la prima a esserne sorpresa, ma sto bene. Grazie per ciò che hai fatto, Traynor. Prendi onore alla tua uniforme, Samantha. Ho avuto un ottimo esempio. Allora, non penso che abbiamo una nuova posta. Potrebbe essere il caso di andare a parlare con tutti quelli rimasti sulla nave, quindi... Forse Diana Allers ci potrebbe fare un'ultima intervista. Vediamo se Liara ha qualcosa da dirci. Ci sono nuove informazioni sul terminale. Come vanno le cose, Liara? Bene. Sono più in pensiero per te che per me. Non lo trovi assurdo? Avvisami quando sei pronto a iniziare. Ok. Andiamo a vedere se Garrus ha qualcosa da dirci. Forse c'è una scenetta simpatica. Oh. Ah. Stavamo soltanto...
Io... ecco, io ero soltanto venuta a salutarlo e... beh... Una delle mie mandibole è rimasta impigliata nel suo casco. Poteva averlo danneggiato, quindi gli ho chiesto di controllare. Sai, per i rischi di infezione, non volevo mandare a monte la missione. Quindi... già. Sono felice per voi due, dico davvero. Grazie, Shepard. Chila se l'hai, Shepard. Ok, quindi hanno fatto la romance anche Garrus e Tali, avete visto. Andiamo giù, voglio vedere se Haller sa un ultimo dialogo per noi. Kaidan. Ehi, Shepard, è stata dura. Per fortuna se la sono cavata tutti. Pronto a tornare a casa? Casa? Sulla Terra? Oh sì, sono pronto. Era ora. Andiamo a vedere in sala macchine. Quindi ragazzi, sto allungando un po' perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Hai già inviato il tuo servizio su Tessia? No. No, l'Allers non ha nulla da dirci, quindi ragazzi possiamo vedere se già Vic ci può dire qualcosa, ma non credo. Giunti a questo punto, i dialoghi sono finiti, quindi io mi vado a preparare ufficialmente per scendere sulla Terra. Io sono pronto a completare l'opera, comandante. Esatto. I razziatori tormentano la galassia da troppo tempo, è ora di mettere fine a questo incubo. Vendicheremo i miei soldati, così gli eventi della nebulosa Cronian non saranno stati vani. L'ultimo dei pro. Allora, signori, io salgo alla cabina del capitano. Giusto per un mio cruccio personale, voglio vedere se c'è qualche invito che possiamo fare. No, assolutamente. Quindi siamo pronti per il gran finale, per la discesa sulla Terra dopo questa lunga run, per sconfiggere i razziatori. Io vi chiedo se questo secondo video, che ha visto la sconfitta di Kai Lang, ma soprattutto ci ha visto impossessarci del cuore del razziatore, e soprattutto di aver creato un'impresa così monumentale, un'armata così monumentale per riprenderci la Terra, vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare il solito like, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale. Iscrivetevi e attivando la campanella saprete sempre quando vi metto online una nuova parte di Mass Effect 3 Legendary Edition. Noi ci vediamo alla prossima, ovviamente un saluto a tutti voi e grazie di aver visto il video.